sabato in diretta su Radio Roma Futura. Partiamo con Valerio che ci vuole. Sì, era arrivato appunto un messaggio da casa che mi farebbe molto piacere appunto dirvi. Ci scrive il nostro amico Federico che voleva ricordare a Matteo che questa settimana ha già vinto al Fantacalcio prima dell'inizio della partita. Insomma, questa cosa ne pensi di questo messaggio che arriva per te dai nostri ascoltatori? Sai come sono fatto, cioè io tendo a ignorare i messaggi di una certa bassezza, quindi... so come sei fatto, tanto insomma prima o poi diciamo qualche affaticamento colpirà diciamo un giocatore che noi tutti sappiamo e che non citiamo per non incorrere, perché incappare non degno, non lo cedi, in problemi, no, perché insomma poi Matteo, tanto qui il Cittadella è andato, no, la Ternana è andata vicino al gol. Quindi Valerio, mentre le squadre di Serie B ancora si studiano, sono nella fase di studio, andrei a presentare velocemente la giornata di Serie A di questa settimana, con Bologna-Crotone che si giocherà alle 18, il derby della Lanterna alle 20:45, Genoa-Sampdoria, con le due squadre che stanno diciamo vivendo una stagione completamente diversa. Due momenti opposti. Domenica alle 12:30 ci sarà il lunch match Inter-Torino, grande banco di prova questo per Spalletti, comunque una prova di maturità visto che il Torino comunque è un po' in difficoltà ma rimane sempre Torino a caccia di punti, insomma. Alle 15 Cagliari-Verona, Chievo-Napoli, Fiorentina-Roma, Juventus-Benevento, Lazio-Udinese. E alle 18 Atalanta Spalla, alle 20:45 il posticipo Sassuolo-Milan. Quindi andrei a parlare un po'. E che posticipo della grande giocata di Sissé, intanto. Andrei a, diciamo, a parlare della situazione delle due squadre. Bari avanti, scusami, Bari in vantaggio a Salerno. Il gol è di, se non erro, Galano. Cristian Galano, esattamente. Grande giocata di Sissé. Al quarto minuto, grande azione, sì, sulla sinistra di Sissé, palla in mezzo, Galano ha il tempo di controllare e battere il portiere della Salernitana per il vantaggio, insomma, dei Galletti alla Rechi. Sì, andrei a presentare, dicevo, la situazione, la forma delle due squadre della capitale. Tanto scusami Matteo, ma c'è anche il vantaggio del Cesena, del Cesena a Chiavari. Al sesto minuto, adesso vi andremo anche a dire chi lo ha siglato. Andiamo, ecco, Iallo. C'è stato il cross e Iallo che sulla, diciamo, il tap in col piattone sotto al settore ospiti, insomma, sigla il gol del vantaggio del Cesena al sesto minuto. Dunque Entella 0, Cesena 1. Dicevo, una Roma reduce, qua chiamo in cattedra anche Matteo, da una splendida partita, quella col Chelsea. Ci vuoi dare qualche informazione? Abbiamo visto il gioco di Di Francesco, allenatore che era arrivato con più di qualche dubbio, la difesa verrà a mancare, si segnano pochi gol, ma che Roma è stata col Chelsea? Guarda, anzitutto è stato sicuramente un Chelsea non in stato di grazia, e questo, vuol dire, era lampante. Dopodiché però la Roma è stata brava ad arginare anche i pericoli che provenivano dai singoli, dalle individualità forti, e quindi ad arginare gente come Hazard, come Willian. Abbiamo sofferto un po' gli inserimenti, un po' all'andata, con Bakayoko, però poi De Rossi soprattutto ha richiamato tutti all'ordine e quindi ha fatto fare un lavoro a Strootman più intenso, e dal trentesimo minuto in poi non hanno più giocato, praticamente chiuso, e noi abbiamo trovato tre grandissimi gol, poi, perché tre gol belli. Abbiamo fatto la partita, diciamo che anche il primo, il gol lampo, ci ha sicuramente aiutato. Ha aiutato la Roma a fare la partita, a sentirsi sicura a livello mentale, perché far subire questo gol al Chelsea, a un Chelsea appunto che non ha così tanta fiducia nelle sue possibilità, voglio dire, è chiaro che lo mette in difficoltà forte. Questo è stato poi, perché sì, sono spariti dal campo. Intanto scusami Matteo, ma c'è un altro aggiornamento, è passato in vantaggio il Frosinone. E dunque Frosinone in vantaggio sul Parma al nono minuto. Il gol che è stato siglato, vediamo, da Raffaele Maiello. Dunque Frosinone 1, Parma 0, il gol di Maiello all'ottavo minuto. Quindi Matteo, ti chiedo, che partita sarà quella con la Fiorentina? È una domanda su Di Francesco.
ha respinto momentaneamente le critiche. Che tipo di allenatore è? Guarda, allora, di Francesco sta facendo sicuramente del suo meglio e sta facendo vedere di essere comunque capace anche nei campi, sui campi europei, cosa che non aveva, che non era riuscito a fare con il Sassuolo. E sicuramente è una difesa che non prende gol, ma questo secondo me, nonostante cambino gli interpreti, perché sì, ci sono state coppie di difesa molto, guarda, secondo me più che un merito degli esponenti della difesa in sé per sé, è un merito di tutta la squadra, perché Eusebio appunto punta a far difendere tutta la squadra le eventuali azioni offensive avversarie. Infatti, come abbiamo visto, c'erano Perotti, El Shaarawy, poi anche Gerson appena entrato, che recuperavano subito sugli attaccanti avversari. E quindi secondo me è più che altro merito di tutta la squadra, chiaramente anche di De Rossi e Strootman, fanno un lavoro di filtro importantissimo, più che della difesa in sé per sé. Anche perché comunque se esaltiamo troppo poi la prestazione di tutti gli interpreti della Roma, rischiamo di non vedere le criticità, le fragilità che in parte alcuni hanno. E per esempio secondo me Juan Jesus è un giocatore che non dovrebbe essere titolare in questa squadra, che lo è, sta facendo fare il suo, ci mette tanta grinta, ma si vede chiaramente che non è un giocatore ai livelli di né di Fazio né di Manolas, secondo me. Ora non so, esatto, se è d'accordo. E soprattutto manca ancora anche un po' di mentalità europea, nel senso che tu giochi contro il Chelsea, gli errori che hai fatto all'andata e quelli che rischi di fare al ritorno non sono ammissibili, vanno assolutamente eliminati. Quindi tanto di cappello a Eusebio per il lavoro che sta facendo, soprattutto con il centrocampo e alla continuità di rendimento che sta dando all'attacco. Però in difesa, ecco, gli interpreti che ha li sta ancora cercando. Esatto, li sta ancora cercando, sei stato perfetto nella tua analisi. Io volevo passare adesso alla Lazio per non togliere... Sì. Per far parlare tutti, ecco. Ovviamente parleremo del turno europeo, non solo la Champions League, ma anche l'Europa League poi più avanti nella trasmissione. Intanto, Daniele, che Lazio è stata quella europea con il Nizza? Quella europea è stata una Lazio costernata di riserve, una Lazio dedita quanto più al mantenimento di un risultato a che non era positivo. Perdere, insomma, ecco. Sì, il mantenimento del risultato era positivo, cioè il pareggio bastava per avere ben 10 punti in classifica, automaticamente qualificarsi in 2 giorni d'anticipo e addirittura, diciamo, ipotecare un primo posto con 3 punti in più del Nizza. Addirittura adesso sono 6 punti grazie a un gol molto casuale e fortunoso arrivato all'ultimo minuto, inoltre al primo tiro in porta della squadra di Simone Inzaghi, che ha giocato una partita al di sotto della sufficienza nel completo, secondo me. Poi appunto è stata una casualità, il discorso verte anche sul fatto che il Nizza è una squadra che era stata presentata come un'ottima squadra, cosa che secondo me non è, perché in 2 partite contro la Lazio si è dimostrata veramente al di sotto delle aspettative, senza contare che in campionato è 17esima, se non 16esima, insomma comunque nelle parti molto basse, con i suoi esponenti, sì, è un po' maggiori, in crisi, insomma, con esponenti maggiori che non trovano, come direbbe Caressa a FIFA, il bandolo della matassa. In particolare Balotelli, che è entrato a 5 minuti alla fine, Plea, che è il centro dell'attacco, che non ha strusciato mezza palla, Cozziello che brancola nel buio, è l'unico che cerca di dare un po' di luce. E quindi sì, diciamo è stato un girone abbastanza semplice quello della Lazio, che si è tranquillamente qualificata ai 16esimi col minimo sforzo. Nonostante l'assenza di Immobile sia comunque pesata, perché appunto ovviamente, Caicedo ovviamente, non vale mezzo scarpino. Immobile sta facendo, ecco, una grandissima stagione. Volevo chiedere insomma a tutti quelli che vogliono rispondere, insomma. E nonostante, ecco, abbiamo visto soprattutto in Europa League che Inzaghi ha cambiato molti undicesimi della rosa che solitamente gioca in campionato, e uno di quei giocatori che, diciamo, ha risentito meno di questo ampio turnover, diciamo ovviamente vista la stagione straordinaria che sta facendo, è Ciro Immobile, che però domani sembrerebbe, insomma, indirizzato verso il forfè. Intanto qui c'è il portiere della Salernitana che sta rischiato tantissimo in autorete, e che appunto domani non dovrebbe essere, diciamo, della partita. Lazio è impegnata, ricordiamo, all'Olimpio contro l'Udinese domenica, sì, domani. E può incidere questa assenza anche a livello mentale, insomma, sulla Lazio? Secondo me più che a livello mentale inciderebbe proprio a livello tecnico, qualitativo, tattico soprattutto, perché Caicedo non fa i movimenti di Immobile, è un giocatore fisico, statico,
Immobile è un giocatore rapido, di inserimento, che attacca le linee, che si completa magnificamente poi con quello che è il gioco di Inzaghi. Esatto, il gioco di Inzaghi richiede un movimento, diciamo, fare parto punta da solo Immobile, insomma, quest'anno poi sì. Ma secondo me non è tanto il fattore di anno, il discorso principale verte sul fatto che lui gioca nel modo in cui sa giocare e che Inzaghi fa giocare così. Invece Caicedo lo potresti vedere più in un tridente, diciamo, come punta centrale tra virgolette, con sfruttare i dovuti paragoni, i grossi, alla Zeco. Esatto. Nel senso che comunque il giocatore che sta lì al centro dell'area aspetta il cross da destra o da sinistra e cerca il gol. Perfetto. Mentre Immobile è un giocatore molto più dinamico. Diciamo che non c'è proprio, non vedo un paragone tra i due giocatori. Inzaghi, secondo me, se dovesse rinunciare a Immobile, dovrebbe provare a giocare con un altro modulo o quantomeno con un altro stile di gioco. Quindi io preferirei Nani falso 9. Sembrerebbe improntato su Nani la scelta del sostituto. Scusa un attimo, ritornando alla Serie B, perché gli stiamo levando tantissimo tempo. Poi ritorneremo su Lazio-Roma e sulle squadre europee. Volevo farti una domanda però, Valerio, che sorpresa ti aspetti questa giornata in Serie B? Quale secondo te la sorpresa? Stessa domanda poi per Daniele. Ma più che sorpresa ti posso dire quali sono secondo me due. Intanto ha pareggiato la Salernitana, il gol di Rossi. Il gol di Rossi al 13esimo, dunque già due gol. Lazio, Alessandro. Già due gol alla Rechi, uno per parte, dunque 1-1 tra Salernitana e Bari. Ecco, stavo dicendo delle partite che secondo me possono, al di là poi ecco delle varie situazioni in classifica, di forma, insomma, le partite che sulla carta. Tanto qui ha rubato un'ottima palla proprio Rossi, è andato a concludere poi dopo aver scartato due difensori, e sono appunto quella della Reghi, che si sta dimostrando tale, ma anche quella del Foggia, quella che si gioca allo Zaccheria, perché appunto si affrontano due squadre agguerrite, due squadre che segnano tanto, che non hanno una difesa diciamo solida, quindi si vedono di solito tanti gol nelle partite sia del Foggia che della Cremonese, che sono ancora sullo 0-0 dopo 15 minuti, ma secondo me insomma è una partita che può offrire dello spettacolo, ecco. Stessa domanda per Daniele, quale secondo te potrebbe essere la sorpresa di questa giornata o semplicemente la partita che ti incuriosisce di più? Sicuramente la partita che forse più mi incuriosisce è quella del Venezia, ma in particolare quella della Salernitana con il Bari, che appunto già è sull'1-1. Quella che potrebbe essere la sorpresa è invece appunto quella che sta uscendo poi, ovvero la vittoria del Cesena a Chiavari, visto che comunque il Cesena è una squadra che fatica a rullare quest'anno, nonostante abbia vinto 1-3 a Perugia, mi pare sia l'unica poi vittoria finora, dato il pareggio di settimana scorsa con il Novara in casa, e invece adesso appunto sta ottenendo un risultato importante sul campo di una squadra che negli ultimi anni ha comunque sempre, diciamo, giocato un discreto calcio per quanto riguarda la Serie B. Sì, sicuramente la Salernitana, la partita della Salernitana non ci sta risparmiando i gol sin dai primi minuti. Valerio, non abbiamo fatto una cosa che dobbiamo assolutamente fare, cioè quella di leggere la classifica. Esattamente, esattamente. Matteo, andiamo dunque subito a prendere la classifica, che quali sorprese ci può regalare questa giornata, che per le squadre che giocano adesso diciamo è in tempo reale, no? Esatto, che è tempo reale, c'è stato il pareggio del Palermo, sì, ieri del Palermo a Pescara, no, l'Empoli giocherà domani, sì, scusami, del Palermo a Pescara, sì, con questi risultati, quindi con la vittoria che sta maturando al Matusa del Frosinone per 1-0 sul Parma. Non abbiamo descritto il gol, che è stato un errore clamoroso del portiere del Parma su un tiro apparentemente innocuo, un tiro da lontano appunto di Maiello, dai 30 metri frattali si è praticamente fatto sfuggire il pallone dalle mani, ha tentato una presa che appunto apparentemente sembrava facile e invece ha concesso il gol. E diciamo appunto il Frosinone con questo risultato si porterebbe a quota 23 punti e dunque in testa alla classifica, superando il Palermo che ieri non è andato oltre il 2-2, oltre il pareggio, e quindi rimarrebbe a 22, mentre con il pareggio che sta maturando alla Rechi tra Salernitana e Bari, le due squadre si ritroverebbero a quota 20 punti appaiate insieme all'Empoli e al Parma che sta perdendo, l'Empoli che giocherà domani. E mentre poi troviamo sempre in zona playoff Cremonese e Venezia a quota 19 con il pareggio.